sono passata. A sinistra si vede ancora campionato nazionale, sì? È normale? Ma è lo stand-by, giusto? Sì, la parte. È un minuto di ritardo. A minuto di ritardo? Sì, la parte. Ma è lo stesso, è rimasta la scritta plus Verona, ma si vede la partita. Ciao cellulare. Buongiorno a tutti dal Paleoche a Vesani di Verona per la partita tra CUS Verona e Cittadella Hockey, categoria Under 12. Intanto vi leggo le formazioni del CUS Verona in cui giocano col numero 21 Agnini Daniele, col numero 1 Agnini Gabriele, col numero 18 Avesani Chiara, col numero 42 Bonfigli Edoardo, col numero 40 Cossa Nicolò, col numero 5 Foli Francesco, col numero 15 Foli Stefano, col numero 85 Mattei Edoardo, col numero 68 Tamburi Lorenzo e col numero 94 Zampieri Brando, che è il portiere. Mentre per il Cittadella, che sta scaldando anche adesso, giocano col numero 15 Gelain Lorenzo portiere, il numero 97 Bigon Filippo, Balin Ermanno col 28, Bilibio Tommaso col 18, Campagnolo Alessandro col numero 20, Campagnolo Elena col 76, Cortese Chloe col numero 14, Ceporina Tea col numero 27, Paolin Gabriel col numero 87 che è il secondo portiere, Pavin Benedetta numero 29, Torresin Thomas numero 34, Zanolin Patrizio 88, Zaramella Giorgio con numero 45 e Baldassare Tommaso con numero 17. Fa circa 3 minuti inizierà la partita. 3 minuti e mezzo all'incirca dal tabellone. Le squadre stanno allenando. Stanno scaldando più che allenando. Quindi buona partita a tutti. Ci diamo qualche minuto per il commento della partita. Gli arbitri sono preparati, oggi sono due arbitri. I due arbitri di giornata sono Giubelli e Olivieri. In panchina del CUS Verona c'è l'allenatore Pernigo Marco e l'assistente accompagnatore Girelli Chiara, mentre in panchina del Cittadella c'è l'allenatore Grigoletto Marco e i dirigenti e accompagnatori Lago Annalisa e Zaramella Mirko. Qua stanno scaldando.
Pochi secondi. Buongiorno a tutti ancora, sempre dal Palahockey Palavesani di Verona per la partita CUS Verona contro Cittadella Hockey. Mancano 15 secondi alla fine dei minuti di riscaldamento, quindi le squadre sono pronte in centrocampo per i saluti. Le squadre stanno preparando, ognuna va sulla proposta per porta. I due arbitri sono in campo e siamo pronti per iniziare la partita, per i 15 minuti di gioco. Buona partita a tutti. In campo le prime due linee, il Scus gioca alla nostra sinistra, Cittadella a destra dello schermo. Campo nella prima linea, vedo per Cittadella Bigon, col numero 97, adesso arriva l'assistente Cortese Chloe. Il 20 Campagnolo, mentre per il CUS vedo Agnini col numero 21, Bonfigli. Poli. Portiere del CUS spara un tiro del Cittadella. Si va all'ingaggio. Ingaggio sembra vinto dal CUS, Cittadella porta fuori, CUS porta fuori il disco dalla propria area con Bonfigli. Cittadella attacca col 97 che va al tiro e fa gol. Gol di Campagnolo, se non sbaglio. Su assist del 97. Si comincia 1-0 per il Cittadella. Sempre Cittadella controllo del disco che tira verso il portiere, disco preso da Mattei che adesso cerca di organizzarsi per salire, si avvicina all'area del portiere ma non c'ha compagni che lo aiutano e fa gol di Mattei. Grande gol di Mattei, un'azione solitaria. Siamo 1-1. In questa partita
dopo soli 2 minuti e 10 secondi di gioco. 1 minuto e 10 secondi di gioco. Si riorganizza in Cittadella. Cittadella sempre in attacco, palla Zampieri che con Matei che butta fuori, ma il disco viene ripreso dal Cittadella. Adesso riorganizza l'azione d'attacco. C'è un po' di confusione nella zona del Cus. Cittadella si riorganizza, tira palla Zampieri. Cambio di linea per entrambe le squadre. Vedo entrare si mettono a posto le giocatori attorno alla linea e cerchio di ingaggio. Cittadella al controllo del disco. L'88 Cittadella sale, si smarca, sale, accentra per il 66. Partita, c'è un disco che... Cittadella sempre in attacco, il Cusco che difende, sì. Tira Cittadella. Ora Bonfigli sale. Ma Cittadella riesce a compagnia il disco di nuovo. E sale con 88 in attacco, che sale verso la porta nostra. Grande numero di Zampieri che riesce a bloccare, a deviare il tiro. Cambio di linea, grande spaura nella zona della nostra porta. Si va al disco di ingaggio. Siamo sempre 1-1 con Cittadella che adesso sta passando nella nostra area, passa il numero 20, 97 Bigon che tira ma palla Zampieri. Si va sempre all'ingaggio. All'ingaggio c'è Cortese Chloe contro Cossa. C'è della palestra con Chloe. Passa sempre. Cortese passa al 97 che è Bigo. Tira palla Zampieri. Si va all'ingaggio. Cambio di linea, l'ingaggio. Ingaggio in la Cittadella che butta fuori, ma Matei riesce a portarci via il disco. Matei sale col disco, si avvicina alla porta. Alto sulla traversa con tiro, sembrava palombella di Matei, ma è riuscita. Ma ora Cittadella risale con
Spara Zampieri, blocca l'azione. Su tiro di Zaramella, sembrava. Della sempre in attacco nella nostra zona, nella nostra area. Sarà 88, palla Zampieri, gol! Rimbalzo. Rimbalzata sulla pettorina del portiere, entra. 2-1 per il Cittadella. Si organizza nella propria area per andare in attacco, passaggio lungo per Campagnolo, un po' di botte, esce Mattei con lì, una buon finico disco che passa da Gnini, che non controlla il disco, passa ma tira alto, fuori, insiste il Cus in area. Con fuori pressato dai giocatori di Cittadella, Cittadella escono col disco. Guanini che va a chiudere sul giocatore del Cittadella, su 88. Cus sembra che riesca ad uscirne col disco, ne esce Guanini col disco dalla propria area. Riparte il Cittadella, che si organizza il tiro, passaggio lungo, intercettato da Tamburi. Bonfigli porta fuori il disco. La partita si sta accendendo abbastanza, tiro palla Zampieri. Agnini esce col disco dalla propria area e si allontana. Pressato da Campagnolo. I nostri giocatori però lasciano giocare tranquilli i giocatori di Cittadella quando sono davanti alla porta. Vediamo se... Zampieri devia con una grande parata. Cittadella sempre in attacco. È sempre in attacco col 34 che si gira e cerca di tirare. Ma nostro... Mattei sale, sale col disco, si accentra e va al tiro. Ma... Cittadella sale, un giocatore Cittadella sale, Guagnini che riesce a difendere e buttare via il disco. Passa Mattei.
Blocca l'azione Zampieri. Un attimo di pausa in questi minuti concitati di partita. Ingaggio, si ricomincia, sempre su 2-1 per Cittadella. Tiro fuori da Cittadella. E c'è il push. Cossa prende il disco e si difende col disco. Avesani al disco, cerca di uscire col disco. Si lotta in balaustra per uscire col disco, ma ne esce Agnini col disco. E parte Cittadella in attacco con Chloe. Ma palla Zampieri e blocca l'azione, si va all'ingaggio. Si va all'ingaggio nella zona dell'attacco, all'ingaggio nella zona del CUS con Cortese e Chloe all'ingaggio contro Agnini. Agnini vince l'ingaggio, ma passa il giocatore del Cittadella. Con Bigon, che va il tiro per Zampieri. Ingaggio, vinto la Cittadella, Cittadella esce col disco, l'88 si organizza per andare al tiro, tira al 45, Campagnolo prende il disco dietro porta, si gira. Prende il disco e cerca di uscire dalla nostra area col disco, sale. Riparte contro piede Cittadella con l'88 Zanoli. Campagnolo scivola fuori, c'è il compagno disco. Riparte Bonfigli. Oh, attenti! Cede in attacco, passa il disco tra il gambale. E la stecca del portiere. 3-1 per il Cittadella. Tre minuti e mezzo alla fine, 3-1 per il Cittadella.
Kuz gira attorno alla porta. Riparte Mattei in attacco, sì. Parata, deviazione del portiere del Cittadella, colpisce Mattei di andare. Attacco con Mattei che si avvicina alla porta, va più a palla portiere Cittadella. Ingaggio vinto dal Cittadella, esce il disco, ne esce il Cittadella, allora il disco, la zona dell'ingaggio con Cortese che sale nella nostra area, passa Bigon, frenato, gol di Bigon. Quattro a uno. Okay, in Cittadella. Cortese. Riesce a uscire col disco da e porta il disco nella, passa Bigo che si accentra, ma il portiere nostro riesce a deviare il tiro, ricomincia in Cittadella a passare. Magnin cerca di uscire, Bigon esce e va al tiro. Due minuti al termine della partita. Cittadella 5 plus 1. Esce con Bigon che esce, pressato da Cossa che cerca di bloccare il disco nostro portiere, ma il disco ancora in mano al Cittadella. 96 Bigon, si prepara il tiro. Il cui riesce a portare fuori il disco dalla nostra, la zona della porta, ma si prepara il Cittadella con passaggio. Il nostro potere devia il disco pericoloso davanti alla porta. Zanolin passa. Cortese al tiro del Cittadella.
Costa butta via un disco dalla zona paraportiere. 45 secondi alla fine del primo tempo. Cittadella 5, Cus 1. Ciao. Ingaggio, vinto la Cittadella che ne esce col disco. Si prepara il tiro del 34 a Cittadella, si prepara a tirare. Gol nel 7. Sei a uno, a 30 secondi dalla fine. Viene in attacco, sale. Esce col disco. Bonfigli prende il disco. Fine primo tempo. 6 a 1 per Cittadella.
E eccoci qua per il secondo tempo della partita. Siamo sempre 6-1 per Cittadella e le squadre ritornano in campo. Questa linea vedo Bonfigli, Agnini, Tamburi da parte del Cus e Foli. Sale e sale, va in attacco, disco fuori, tira il 97 bigon, pazza Piei, Agnini Bu cerca di buttare via il disco, esce il disco con bigon che cerca di prepararsi per il tiro, si accenta, tira fuori. Cus butta fuori il disco, si organizza dentro porta e Cittadella che passa con Pese, che cerca di uscire col disco, esce col disco da sola, frenata dal giocatore del Cus, da Tamburi, sai Cittadella, gol di Bigon mi sembra. Sette a uno per Cittadella. Cambio di linea nel Cus, con Cos, Agnini, Mattei e Avesani. No, Foli. Mattei sale. Ma blocca il portiere Cittadella, ingaggio, vince ingaggio Cittadella, Mattei butta via il disco. Sale Zanotto, Padevia, Zampieri di Gambale che para il tiro, Mattei esce col disco, porta sul disco da solo, c'è tutto Cosso che fa un bel tiro ma para il portiere. Sale
Si lotta, in bala Usta, Tarkus. Tira fuori Campagnolo, esce Agnini col disco, in bala Usta, sale, si avvicina alla porta, passa in centro ma tutto fuori, blocca il portiere Cittadella, si va all'ingaggio. Ingaggio, vinto da alla fine Kush che tira, va cosa al tiro, ma prende disco Mattei che si riaccentra, pare portiere Cittadella. Ingaggio Foli del Cus, Cossa difende e porta via il disco dalla nostra porta e sale. Mattei prende il disco, se lo porta via dalla porta, sale. Ma siamo ancora nostra, il disco è ancora la nostra area di difesa. Ora sale Agnini col disco. Mattei tira, ma parla il portiere Cittadella. Cittadella sale con Bigon che passa, un bellissimo tiro a Cortesi che butta fuori. Fuori ancora parte. Tiro fuori Cittadella, Bigon si prepara il tiro, si accentra ma tira fuori. Il Cus ha portato fuori il disco, c'è un brutto disco bloccato dal portiere del Cus. Siamo sempre 7-1, 9 minuti al termine. Sali via, ingaggio. Vinto dal Cus con Cossa che cerca di uscire col disco. Cossa che sale, frenato dal giocatore Cittadella. Della riprende il disco, si organizza.
Tiro, Cervella va in tiro, fa Zampieri. Cambio di linee nel Cittadella. Discutono un attimo gli abiti, discutono, pallano, decidono chi fa, dove fa l'ingaggio. Bonfini sale col disco lungo, la balaustra. Il 38 è libero, secondo palo e va in gol. Gol di Zanolin. Ottavo gol di Cittadella, 8, Cus 1. Fallo del giocatore Cittadella. Due minuti al numero 20. Campagnolo. Un attimo di pausa praticamente. Si discute nella panchina del Cittadella sul giocatore che forse ha fatto lo sgambetto, ma viene confermato il 20. A vedere, sì, dal tabellone si va all'ingaggio. Thank you.
aspettiamo il power da parte del Cus. Vediamo se questo momento di vantaggio permette a Cus di recuperare una lunghezza. Ma la buona linea del Cittadella sembra uscire. Palla al portiere Cus. L'allenatore di Cus Pernigo dà le indicazioni ai nostri giocatori su come gestire il power. All'ingaggio Bonfigli. Mattei che va a pressare Bigo, che cerca di impedirgli l'uscita. Montelli che passa, un bel disco a Cortese, che si gira e accentra, ma a Zampieri che devia. Cossa cerca di salire. Decide se uscire o non uscire. Vabbè, 8-1 per il Cittadella. Ancora 30 secondi di power da parte del Cus. Siamo 9-1 per il Cittadella. No, gli ultimi 9 secondi di vantaggio da parte del Cus. Tira fuori. 4 contro 4, manca 4 minuti alla fine. Il portiere qui 3 minuti e 20 alla fine. Si va all'ingaggio, l'arbitro indica cambio di linea del Cus, cambio di linea del Cittadella. Thank you.
fa il portiere. Va sempre, lotta per i dischi, ma fa un brutto passaggio al 34. Agnini cerca di uscire dalla sua area, ma passa il disco, palla Zampieri. Ingaggio, 2 minuti e 20 dalla fine. Ingaggio vinto da... Ne esce il Cus... No, siamo sempre nella nostra zona, il disco è una mischia. Sembra che ne esca Cittadella col disco, sembra. Sempre lì in mezzo di dischiato, va Cittadella, cioè c'entra Campagnolo e va il tiro, ma esce. Cittadella sempre in possesso di disco. Bonfili, sempre Cittadella col disco, con Mattei che esce, si accetta a sale verso la porta avversaria e va in gol. Mattei gol, secondo gol del Cus di Mattei, doppietta di Mattei, 9-2 per Cittadella, bel gol sui tagli di Mattei. Cambio di linea del Cus, 1 minuto e 30 alla fine. Ultima linea con Foli, Agnini, Cossa e Mattei. Mattei sale, si accende, sono in balaustra, cerca di uscire col disco, Cittadella si organizza per uscire, sta il giocatore Cittadella. Palla al portiere, il Cus blocca il disco, si va all'ingaggio. Minuto alla termine della partita. Al termine, cambio di linea. Ultimi secondi di partita, Cittadella sempre in attacco. Bene, centrocampo, si accentrano, ultimi secondi, ultimi 20 secondi di partita. Cittadella sale.
Pensate alla difesa del Cus che cerca di buttare via il disco, ma ultimi 5 secondi di partita. Il Cus in difesa cerca di impedire il tiro. Finisce partita 9-2 per il Cittadella. Ora i saluti finali delle squadre. Saluti delle squadre. Saluto alle panchine, da parte dei giocatori. E vi auguro un buon pomeriggio a tutti. Noi, per chi fa il Cus, la prossima partita tra categoria Under 16, Cus Verona e della Trieste. Alle ore 11, quindi fra mezz'ora circa, sempre sul canale YouTube di Nicola Olivieri. A dopo.